Entrare dentro un'azienda non è facile, cioè essere invitato a lavorare, secondo me, deve essere comunque qualcosa d'altro, perché proprio credo che i linguaggi devono, per non dover scegliere uno o l'altro, per doversi sentire, no, schiacciati, non doversi sentire modificati, non doversi sentire tipo troppo compromessi dentro una relazione, bisogna avere la voglia di costruire una nuova comunicazione insieme. Per me è stato molto importante, ho imparato forse giochi di riflessione, forse ho imparato a guardare forse verso gli altri e pensando di fare qualcosa per gli altri, quindi per me è stato, anche per me, una grande performance. Il caso ad esempio di Elica, quando mi è stato chiesto di pensare a un purificatore d'aria, cioè quindi di realizzare un prototipo, io ho sentito il bisogno di mettere in discussione questa richiesta. Sentivo che era un progetto che non poteva accontentarsi di una semplice ricerca di forma. Se io mi fermo alla superficie, mostro qualcosa che non sono. Io sono più che altro forse un viaggio nell'interiore, mi piace, sono un'espeleologa delle emozioni e quindi credo che un'avventura di un artista dentro un'azienda era qualcosa che bisognava valorizzarlo. Forse la domanda fai tre prototipi era già uno step intermedio di una collaborazione, io volevo andare proprio all'origine, quindi tipo l'artista entra dentro un'azienda, entra dentro e vive un'azienda, quindi sì, abita Elica come poteva essere, mi dovevano costruire forse una casetta dentro Elica, un atelier, una cubatrice. Perché le mie idee nascono da una sorta di cervello così addominale, no? Le mie viscere probabilmente vivono in una forma di incubazione che tiene dentro le cose e poi le elimina. Ho cercato di vederla nella maniera più sensibile, Elica come potesse essere un nido per me o un luogo dove produrre, quindi mi hanno realizzato uno spazio. Erano molto contenti del mio mettere in discussione le cose perché comprendevano che stavo veramente analizzando e viscerando quello che loro mi avevano chiesto e gli stavo anche proponendo una visione. E se io fossi stata un prototipista, se fossi stata una disegnatrice di macchine che purificano l'aria, io le avrei chiamate per nome subito e quindi nascono gli aspiranti aspiratori. È una macchina e bisognava ricordarlo costantemente, però una macchina che vuole essere amica, che vuole essere d'entità, che si avvicina all'uomo, che vuole aiutarlo, perché comunque l'aspirante aspiratore vuole diventare purificatore, perché vuole crescere, vuole evolversi. Quello che vuol fare Edica, che voleva crescere, voleva cambiare, voleva produrre qualcosa di nuovo, quindi un purificatore. E che chiede a un artista di pensarlo, perché l'artista probabilmente ha gli strumenti per far nascere delle nuove forme. Però per me nasceva proprio dall'inizio, quindi proprio dalla parola. Gli aspiranti aspiratori sono 10 identità che vogliono essere scelte e quindi fanno un provino, come tutti quando vanno in un'azienda, cambiano lavoro. E questo provino si chiama casting ed è un'animazione di 10 minuti. Questa è stata anche un'altra richiesta che ho fatto a Elica e che hanno ascoltato. E forse da una mia idea, che sono un artista, deve essere difficile produrla, una mia idea. Però se io vi do la radice, vi do l'arcaico, vi do le motivazioni, poi queste motivazioni possono essere rielaborate dal vostro designer e quindi poi possono essere sviluppate ed evolute. Però hanno un'origine, hanno una storia e quanto è bello poter raccontare una storia. Gli aspiranti aspiratori in questa animazione chiamata casting possono essere selezionati e scelti attraverso il sito. Se fosse riflettente avrebbe una superficie riflettente che rispecchia la purificazione di chi li guarda. Se fosse nidifico vivrebbe in un angolo, se fosse probabilmente cigliosa avrebbe una superficie estremamente preziosa. Quindi ho pensato che mi piaceva di più che ci fosse un antenato, che io fossi così la storia, la mitologia di questa avventura che deve ancora nascere. Lavorare in Elica è stato molto, molto bello, anche molto così facilitato e aiutato, strutturato dalla Fondazione Ermanno Casoli. La Fondazione Ermanno Casoli è stata lei che mi ha chiamato e che mi ha messo in contatto con l'azienda e che mi ha insegnato e mi ha dato sostegno come comunicare, come arrivare a comprendere. E sicuramente come un progetto, come un'industria, sviluppa un progetto. Sono due linguaggi che si guardano davanti all'altro. Forse bisogna andare in mezzo e inventarsi un nuovo linguaggio. Ho preferito inventarmene uno, un mio personale linguaggio. Questo linguaggio, ad esempio, nella mia esperienza con Furla, si chiama Furla and Die, e che è nel claim delle campagne pubblicitarie dell'ultimo
del 2012 e Furla and I proprio per me era raccontare il rapporto del Furla and puntini puntini, cioè qualcosa che si aggiunge, qualcosa che si addiziona, qualcosa che si, che in fondo è come una borsa, perché una cosa che è in più, potrebbe essere in più, è una cosa che ci costruisce, ci costituisce, perché in fondo è piena di noi, tutte le cose che sono dentro una borsa, soprattutto per una donna, sono proprio una storia, no? Forse grazie anche al mio studio di anatomia parallela, no? Che mi ha sempre così sostenuto e portato a credere in un parafrasare differenziato, in una preferenza parallela di emozioni circolanti da dentro al fuori. Se devo pensare a quello che sono io e a come io mi comporto, come mi muovo, io sento molto bisogno di espansione, di contaminazione, di tenere tutto quanto attorno a me, come in fondo è la vita, no? Sono molto cresciuta grazie alla Fondazione Casoli e alla Fondazione anche Furla, perché sono due aziende che per caso, forse non è un caso, sono entrambe con una fondazione per l'arte, quindi hanno una sensibilità e forse hanno, riescono a fare quello sforzo di avere un po' di pazienza, perché sicuramente l'artista complica, cioè allunga il percorso, intensifica e dà uno spessore sicuramente che tempi veloci come sono quelli industriali non sempre lo permettono. Il progetto con Furla si è intensificato anche con una tournée che ho fatto in giro per il mondo quest'anno. Quindi diciamo che un'idea che è stata lanciata lo scorso settembre durante la settimana della moda a Milano, di rappresentare e di raccontare una borsa, la Candy, che era una borsa di gomma. Mi sarebbe piaciuto molto mostrare come nasce una borsa. Allora inizialmente la struttura più così, più semplice, è stata quella di immaginarmi un piccolo laboratorio di artigiani e quindi un piccolo palco che potesse dare la possibilità a quattro performer di costruire queste borse. Il passaggio, la differenza è successa quando sono andata dentro a una delle aziende in cui Furla si appoggia per produrre le borse, e per me quando ho aperto quella porta era entrare dentro comunque a quel mondo che produce, come potrebbe essere il mio studio, e quindi mi sono impossessata di un tavolo, ho iniziato a raccogliere qualsiasi cosa, qualsiasi materiale, perché avevo pensato che per realizzare questa piccola bottega itinerante, questo teatro che si apriva, e questo candibrissima show che mostrava come la candy nasce, c'era bisogno di fare degli accessori, perché queste dottoresse durante la performance avrebbero costruito e decostruito queste borse. Allora mi sono messa a costruire questi accessori hanno iniziato ho chiamato il mio mondo, ho chiamato tutto il mondo dei miei materiali, il mondo del mio immaginario, a quegli stili che io poi uso per mettere addosso a me, quindi c'erano i mordenti, le armature, c'erano gli esoscheletri, cioè tutti quanti lì che si stavano mettendosi in fila per essere costruiti e composti in accessori modulabili e alternabili per la candy. E mentre lavoravo, perché quello è il mio modo di lavorare, le cose nascevano, le idee si aggiungevano e quindi il processo stava mettendosi in atto, e quindi io avevo altre richieste, avevo altre idee, stava proliferando la mia concezione iniziale, e lì è stato importante perché hanno accettato le mie, hanno condiviso, hanno trovato anche interessanti, no? questa trasformazione fino quindi a dare un'immagine molto completa che io considero anche quasi un'opera, un'installazione, non ha niente, non ha nessuno scarto da quello che potrebbe essere un'installazione che potrei fare in un museo, in uno spazio dedicato all'arte.